Matteo Fallica ha un grande risultato con queste 3.000 firme, ma diciamo che questa battaglia apre la strada anche a nuovi problemi. Parliamo per esempio anche dell'aborto. Qui in Molise abbiamo difficoltà anche a trovare medici non obiettori. Beh, sì, sulla questione della legge 194 in Molise, che poi, ripeto, sono conquiste sociali, democratiche e laiche, che hanno molti punti in comune con questa battaglia sull'eutanasia. Quindi la cosa importante, io lo ripeto sempre, io non sono per l'aborto, io non sono per l'eutanasia, io non sono per costringere una persona, ma per riconoscere la libertà. Per quanto riguarda la legge sulla 194, è la donna che deve essere libera di scegliere se e come diventare madre nella legalità, nella trasparenza e nell'informazione. Io voglio ricordare qui a Campobasso, perché io ho fatto pratica legale dall'avvocato Berardi, e dicevo all'avvocato Berardi un concetto molto semplice su che cos'è la democrazia. È la legge che deve seguire il popolo, la persona, non è la persona che deve seguire la legge. Ecco che cos'è il ribaltamento del paradigma normativo che diceva anche il filosofo Fornero, dall'indisponibilità della vita alla disponibilità della vita, e quindi riaffermare l'autodeterminazione delle persone. È per quello che io voglio ringraziare in modo particolare non tanto i volontari e chi crede in questa battaglia, ma soprattutto quei cattolici che sono venuti, che non credono in ciò che questo referendum vuole concedere, ma riconosce la libertà di scelta verso gli altri. Noi continueremo a spingere con tutta la nostra forza fino al 30 settembre, continueremo a girare le piazze, le strade, i comuni, gli amici, ovunque c'è un focolaio di attivisti, di gente che non considera la cittadinanza un optional, ma come un pacchetto di doveri, i doveri della libertà.